Se sono un fan di Sailor Moon, benvenuti in questo video di martedì 12 marzo 2019-2018. Sono andato a una visita dentistica stamattina, praticamente per curare gli ultimi due denti cariati, da quello che ho capito. Quindi abbiamo vinto questa battaglia, abbiamo salvato quattro denti dalla carie. Purtroppo un'altra battaglia, che è il dente del giudizio, l'avevo accennato in un altro vlog. Praticamente il dente del giudizio, non, che si trova qui giù, non si può salvare perché è minacciato dalla carie. Quindi siamo i medici devono intervenire anticipatamente il 16 aprile, quindi io per una settimana avrò gonfio, dovrò prendere antibiotici, dovrò prendere antidolorifici per questo gonfiore. Me lo devono dividere in due perché il dente si trova in una posizione strana e quindi non ho capito bene perché lo devono dividere in due. Ovviamente io avrò l'anestesia e sono ancora c'ho l'anestesia in bocca, quello che mi hanno fatto l'otturazione degli ultimi due denti cariati. Mi hanno detto che io praticamente devo fare molta igiene, cioè lavare i denti, e devo fare l'igiene orale massimo prima la dottoressa, se era corretta, aveva detto un anno, poi se è corretta, io dicendo due volte all'anno, io avendo anche la gengivite e quindi questo dente, diciamo così, cioè queste gengive, questa infiammazione, questa igiene serve. E mi hanno fissato l'igiene orale addirittura a ottobre, il 2 ottobre la mattina, quindi non... Quindi ci vorrà ancora tempo. Oggi, se tutto va bene, che qui c'è un sole, andrò giù all'università. Questa settimana sono un po' libero. Ho avuto una febbre da 39 fino a domenica, 39-38, non so per quale motivo. Andrò a recuperare storia greca oggi pomeriggio e poi venerdì devo andare a ricevimento anche dal professore di storia medievale, e quindi sono molto gasato per questo. Sono arrivati, non mi vedevate più, diciamo così, sono arrivati i manga di Doraemon, quindi tutte e sei, praticamente la full color. Poi ne parleremo in un video a parte, quando mia madre potrà camminare, quindi non sarà più in casa, quindi potrò tornare a registrare. Ieri mi è arrivato, dopo una settimana, un pacco misterioso, perché era un unboxing di un gadget molto speciale, di due gadget legate a Sailor Moon, quindi saranno quello dello speciale 900, il subscribe. E praticamente io l'ho aperto per vedere se c'era il contenuto. Ecco, l'ho aperto già in anticipo, quindi vi aggiorno a dopo, quindi al prossimo pezzettino di vlog. Dopo. Se riusciamo. Allora, ciao a tutti, cambio di programma, siamo, oddio, vedete, ok, sono in macchina, stavo in giro di Firenze, invece di stare a casa, perché io stamattina ho detto che ero andato al, non so se si capisce, fiscal. Guardate che c'è la guida della macchina, e una visita dentistica, e stiamo andando a fare la spesa, però un'altra parte di Firenze, non proprio vicino a casa mia, però stiamo un momento con la macchina, abbiamo la macchina, avete visto? Per la prima volta faccio vlog da
in macchina alla luce del giorno, del solare. Se questa bagna non si chiude, cioè chiudetela, perché è posseduta sta macchina. Noi, io sto mettendo la radio non mi fa trovare le, come si dice, le stazioni, e quindi alla fine non si trova, non si trova nulla. Qui c'è tutta la spiegazione. No, non posso, no. Perché sto cellulare non c'ha bisogno di telecamera. Sto cellulare c'ha, non c'ha anche la fotocamera. Che fa il vecchio. E ci guardano, perché dico io col cellulare che sto facendo. Avevo preso anche il bastone da selfie, c'ho il power bank, tutto qui. E avevo pensato di comprare quelle cartelline elastiche lì per mettere la roba di storia greca, perché quando io vado in pomeriggio a studiare all'università i libri mi si rovinano, ovviamente per mettere meno roba, per così nello zaino, però voglio assolutamente mettere, come si dice, questa cosa più ordinata nello zaino quando vado il pomeriggio a studiare la storia greca. Se io sono ancora indietro, speriamo che l'8 di aprile ce la facciamo. E ancora, cioè, ci vuole ancora, questa è in mezzo. Che fa questa? Le persone sono strane oggi. E oddio, vai. No, dice. E quindi era da tanto, cioè in macchina era da tanto. Da quant'è stato l'ultimo vlog macchina di Siena? Ora non mi ricordo. Comunque è stato molto molto tempo fa, con il defunto Webiot. Come sapete sono usciti ieri e domenica. Quando l'avevi fatto? Quando l'avevi fatto? Quando una volta siamo stati, aspetta, ho un compleanno tuo, mi sembra, agli 50, mi sembra, o addirittura al mio compleanno quando siamo venuti qui, con il primo compleanno su YouTube, che fece un vlog, ora non mi ricordo, comunque è da molto tempo, perché qui dove c'è un vlog, qui siamo accanto, adesso dobbiamo andare un'altra parte, siamo passati. E quindi stavo dicendo che assolutamente c'ho questo nuovo telefono, e quindi non addio il buio, eclisse, e quindi non si, la fotocamera, la telecamera non si vede, e quindi vabbè, devo registrare così a far che si vede. Ora penso che ci siamo quasi arrivati. Sì, d'altura, c'è il parcheggio. Sì, deve cercare il parcheggio lei, quindi la macchina e le persone ci guardano. No, sono in mezzo alle strade, ragazzi. E quindi ci guardano, perché vedono un po' persone. Se io avevo una videocamera, mi credevano che io ero youtuber, poi alla fine, e non so adesso dove si mette, boh, non lo so. Lì c'è un campo, qui la puoi mettere sulle strisce blu. Io non sono le cose delle, i codici della strada non lo conosco, quindi io ora stoppo, perché noi dobbiamo andare a fare la spesa, e poi vi farò il resoconto dopo. Ciao, a dopo. Allora, ci siamo finalmente. Oddio, non vedete nulla, si accende la luce. Nelle macchine normali, sì. Vabbè, qui no. Non si accende. No. E eccola qui, scusate, mi abbiamo acceso la luce. E non si poteva prendere la stessa macchina. Lei ha dovuto andare in un'altra parte, io con tre borse di spesa ho dovuto aspettarla. Adesso siamo Shining.
Charles de Gaulle, e praticamente mi è venuto a prendere qui i sacchetti, io li ho messi dietro, va bene. Tre ore le figure di merda che abbiamo fatto, 3 ore perché lei doveva levare una levetta, diciamo così, schiacciare una levetta. Io da fuori non potevo aprire l'apri bagagli, come si dice in Italia, bagagliai. Dov'è? E non lo so, vedo un'ambulanza davanti a dove quelle luci verdi. Eccoci. Ok, stiamo ritornando a casa. Questa è un'altra macchina. La cosa più bella è che la radio funziona e adesso l'ho messa in navigatore, in cui c'è anche il navigatore. Ricordiamo che sono quelle a noleggio. Eh no, è perché mettono il copyright, sì. Ok, e stiamo ritornando a casa e cioè la scomodità di questo servizio è che non puoi riutilizzare la stessa vettura, quella di prima. Lei ha dovuto fare una via crucis per andare a prenderla. Un'altra, questa è un'altra, e io con i 3 sacchetti le persone mi guardavano lì dentro perché c'avevo sempre sta cosa della borsa che l'aprivo per vedere il cellulare, le notifiche e di tutto. Attenta, non lo so, no, c'è quello, si voleva buttare. Le gaffe che abbiamo fatto, c'era noi, lei era a telefono, io stavo mettendo la roba sulla cassa lì al supermercato, un marito e una moglie anziani si sono intrufolati e hanno preso il posto. Mamma mia, io odio quando le persone fanno così, a dire la verità. Marco Mengoni, c'è il concerto, non lo sapevo. Vabbè, c'è scritto lì 21-22-0 maggio, Firenze. I motorini. Motorini. Tutti stasera, anche se sono le 7 di sera, non sembra che siamo ad 10-9 di sera. E io con questo cellulare non posso. Era come l'altro telefono, la Huawei, che quando io sto registrando la fotocamera deve essere rivolta a me, quindi non posso farvi vedere tanto. Le persone ti guardano dalle macchine dei piedi e quindi è così alla fine. Vedono, no, mi guardano, mi sento osservato, devo dire la verità. Anche perché è una macchina particolare. E perché c'avevo il cellulare, così vabbè. E ok, quindi ho fatto anche questa esperienza di questa macchina. Poi vedi, sono un po' tutti sporchi. Prima quindi volta vedo la sua sorella guidare. Eccola, confermato. La prima volta che vedo mia sorella in 2 anni che c'ha la patente. Non c'è la macchina, ma c'è la patente, e quindi due anni che dopo 2 anni vedo. E quindi, a parte che domani non so, io ho altri video da editare. C'è un video del 20 febbraio dove con un vecchio cellulare dell'LG in cui dicevo appunto del telefono, la Huawei, che non potevo registrare. Cioè ci sono 2 video che sono del mese di febbraio, poi comincia tutta una serie di vlog di marzo, e devo dire la verità. Voi mi vedete in questo video, non so se domani uscirà, la stessa maglia, stessa posizione, perché quel telefono che si stava emozionando, che si chiude da solo, e siamo peggio di
quell'altro che c'avevo, che faceva delle cose strane. Nella Way voi dovete ricordare, dovete sapere che a volte non mi faceva registrare il video fantasma, praticamente non si salvava né sulla scheda SD né la scheda interna. Stavo dicendo, il 20, il 16, che è l'ultimo video caricato, che era il suo... L'autonomia dell'app, per come la stai utilizzando, potrebbe ora essere inferiore ai 20 km. Cosa sta succedendo? Non si sa, una voce ci... No, dice che la macchina sta... E quindi praticamente io ho la stessa maglia, outfit, diciamo così, perché quel vlog del compleanno è stato registrato in due momenti diversi con diversi dispositivi, non avendo il Huawei. E dopo questo qui c'è un video dedicato alla roba della cancelleria e della, come si dice, che ho comprato per l'università, e che è il primo video che ho fatto con questo cellulare. Quindi io ve lo dico, perché questo questo vlog uscirà dopo quelli che sono già stati registrati. Ok, io mi inizio a salutare da Facebook, a Telegram, tutti i miei social network. Se non un fan, siete affiliata ad Amazon, il mio secondo canale, i Random Tuber Boys, i youtubers del team da From the Matte Channel, Chiaraccio, Sergio Livorsi, li trovate tutti nell'info box, per arrivare allo squarcio nel tubo, Shinigami B, eccetera eccetera. Noi ci vedremo in un altro video. Ciao ragazzi, ciao, salute e concentrate.